tutto libera distrugge per ricostruire. Non ho paura di un peso troppo grave. Cosa avverrà domani? Considero un guadagno qualunque giorno mi regalerà la sorte. 60 minuti intensi, un tuffo nel passato nell'epoca romana di Cesare Ottaviano Augusto alla scoperta di un personaggio chiave della storia dell'architettura. Un documentario che attraverso testimonianze tecnico-scientifiche e una sorprendente ricostruzione storica in forma di fiction, in cui Marco Vitruvio Poglione, padre dell'architettura e progettista della Basilica Giudiziaria di Fano, troverà volto e parola attraverso l'interpretazione dell'attore senigalliese Mauro Pierfederici. Le azioni epiche, i trionfi con le sfilate dei nemici vinti fanno raggiungere il tempio di Giove e sentire il sapore del cielo. Senza dubbio un viaggio misterioso e affascinante che passa attraverso le testimonianze del comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani. È un grande eroe, un eroe inconsapevole, perché quando lui ha scritto questo libro straordinario, una sorta di Treccani dell'antichità, non avrebbe mai immaginato che quel libro avrebbe cambiato un po' la storia del mondo. Avrebbe contribuito a dar vita al Rinascimento, avrebbe portato Leonardo a disegnare il disegno più celebre al mondo, il padre della nostra civiltà, il disegno l'uomo vitruviano, e avrebbe appunto trasformato l'evoluzione della nostra civiltà. Il docufilm intende proporre le teorie di studiosi e storici affermati in merito alla nascita e crescita di Fano, stimolando e confezionando un confronto dialettico sulla sua storia. In questo contesto si inserisce la tanto contrastata questione vitruviana, che da anni infiamma il dibattito scientifico e che rappresenta il punto intorno al quale si sviluppa il percorso didattico del film. Il regista Henry Secchiaroli, coautore della sceneggiatura insieme a Pietro Conversano e Federica Biondi, decidono di adottare un taglio dinamico e sensibile, capace di coinvolgere utenti di ogni età, potente e innovativo come il linguaggio che contraddistingue le produzioni di emittenti internazionali. Quanto tempo è stato utilizzato per la realizzazione del documentario? Tra tutto un anno circa, tra ricostruzioni storiche, tra produzione, post-produzione, doppiaggio. E poi questo comunque è una vecchia idea, nata nel 2009, all'epoca avevamo fatto un promo, l'abbiamo portato un po' in giro nei tavolini, e grazie a questa amministrazione, grazie al sindaco che comunque è riuscito a essere così lungimirante da capire l'importanza di questo progetto, noi abbiamo realizzato quest'opera. Ma cosa più importante è che abbiamo realizzato quest'opera grazie ai fondi europei della Regione Marche. Io sono Marco Vitruvio Poglione e vengo da Fanon Fortune.